Ciao a tutti, in questo tutorial vi spiegherò come rimuovere la protezione da scrittura dalla vostra chiavetta USB. Se per esempio adesso andiamo a vedere un esempio di chiavetta USB con questo problema, non ci permetterà di modificare i file presenti, non ci permetterà di inserire file nuovi in quanto il disco è protetto da chiavetta USB e neppure ci permetterà di formattarlo in quanto ci darà un errore. Appunto, sempre relativo al fatto che la nostra chiavetta è protetta da scrittura. Per risolvere questo problema è molto semplice. Per prima cosa dovete aprire la barra start e cercare il file re-edit, che sarebbe registro edit. L'eseguiamo come amministratore. Continua. E abbiamo tutti questi file. La cartella che interesserà a noi è HK Local Machine. La selezioniamo. Successivamente selezioniamo la cartella System. Poi selezioniamo la cartella Current Control Set Control e andiamo a cercare la cartella Storage Davis Police. Questa qua. Come vedete ci saranno due file, write quello predefinito e write protect. Selezioniamo write protect con il tasto destro, modifica e avrete come valore 1. Quello che dovete sostituire è questo numero e mettere 0. Selezionate ok e quello che dovete fare è chiudere il programma e riavviare il vostro computer. In questo modo la vostra USB non sarà più protetta da scrittura e l'avrete funzionante come prima. In caso non avete la cartella Storage Davis Policies, dovete selezionare la cartella Control, tasto destro, nuovo, chiave e vi permetterà di creare una cartella. La rinominate e scrivete storage, c'è letteralmente scritto così, device policies. Fatto questo, come seconda cosa dobbiamo cliccare sulla cartella che abbiamo appena realizzato. Con il tasto destro selezioniamo nuovo. Valore DWORD 32 bit. Quello che dovremo scrivere sarà write protect. Ecco, una volta fatto questo avete anche voi la cartella e quello che vi basterà fare semplicemente è selezionare tasto destro modifica e impostare dati valore 0. Fate ok. Chiudete il programma e riavviate il computer. Fatto questo, la vostra chiavetta USB, dopo il riavvio del computer, dovrebbe essere abilitata di nuovo alle modifiche e alla formattazione. In questo modo avete risolto Adesso andiamo a il problema. fare un test per verificare che il problema sia effettivamente risolto. Apriamo la chiavetta USB interessata, se apriamo il file abbiamo quello che era presente prima. Adesso se aggiungiamo delle parole e selezioniamo file, salva, non ci dovrebbe comparire nessuna scritta di errore. Appunto, se chiudiamo e riapriamo, vediamo che la modifica ce l'ha salvata. Appunto, se adesso proviamo a creare una nuova cartella, un nuovo file, quello che volete, ci permetterà di realizzarlo senza problemi. Anche la formattazione sarà abilitata dopo che avete proceduto a quanto detto prima nel tutorial. In caso continua a verificarsi, assicuratevi che nella vostra chiavetta USB non sia presente alcuna linguetta. Appunto, se è presente una linguetta, vi basterà semplicemente sollevare questa linguetta e la vostra chiavetta USB
sarà di nuovo abilitata alla scrittura. Detto questo, spero che il tutorial sia stato di vostro aiuto, anche di vostro gradimento. Se avete dubbi o domande varie, non esitate a scrivermelo qui sotto nei commenti o all'interno del mio forum, che trovate sempre in descrizione, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!